Ecco, volevo, visto che ho qualche minuto di tempo, registrare questo video per ribadire una cosa che ribadire a me stesso e anche agli amici che mi conoscono. Quando devo affrontare spazi negativi, essenzialmente mi dà gioia il conforto della compagnia di un amico fraterno, anche di più amici fraterni. Mi darebbe gran gioia, purtroppo è una gioia che è molto rara in questi tempi per me. Mi dà grande gioia vivere l'intimità con una donna che mi accoglie con amore per quello che sono, senza per quello che sono e che potrei anche essere, perché poi quando si inizia una relazione, naturalmente la relazione ci stimola a dei cambiamenti. Questo già. Però spesso accade che gli amici non è possibile contattarli, donne purtroppo magari se ne sono viste tante, andando fuori, ma nessuna gli ha comunicato che o ti ha guardato con quell'amore che la porta a stare con te, per cui vabbè, si torna soli. Gran gioia l'affetto che mi manifesta sempre il mio attuale compagno di appartamento e di, insomma, di mora, mio stupendo, meraviglioso Babù. sì, Babù, sì, Babù. Certo, oh, coccoloso, coccoloso, lui viene a cercarmi, sì, che dimmi, guarda che ci sono anch'io, sì, lo so, babù. Eh sì, già. Però oggi volevo di nuovo mettere in evidenza che è importante per me, anche molto importante, la musica, perché davvero in momenti così di tranquilla solitudine, o quando non è molto tranquilla, per rendere almeno serena e tranquilla la musica, il canto, e naturalmente tra i canti, tra le varie tipologie di canto, a me dà sempre grandissima gioia il canto di tipo spirituale, in cui si dichiara il proprio amore, la propria riconoscenza e gratitudine alla dimensione divina. Questo è un canto che o ripeto mentalmente nei momenti proprio topici, che mi è stato insegnato il mio amato Guru Maharishi Satyananda. E così volevo farlo sentire. Magari non sono proprio, però questo. Sì, Narayana ji Hare Om Sai Om Param Brahman Shiva Sai Hare Om Paratman Satyananda Hare Om Hare Om Hare Om Om Sai Om Jai Narayana Jai Hare Om Jai Satyananda
Nityananda ji, Hare Om, Hare Om, Hare Om, Om Sayom, Paratman Satyananda Hare Om, Paratman Satyananda Hare Om, Hare Om, Hare Om, Om Sayom. Quindi questo è il suggerimento che vi posso dare quando sentite dolore psicologico, fisico. Ecco, entrate dentro di voi, trovate il vostro mantra e cantate e vedrete che il dolore passa e la gioia arriva. Buona giornata, grazie, arrivederci.